Puntuali come ogni mattina e mattina con noi, entra nelle vostre case con grande piacere. Benvenuti a Cusano Italia TV, siete sintonizzati sul canale 264 del Digitale Terrestre. Mattina con noi, lo sapete, ci guardiamo con la lente di ingrandimento per scoprirci, per conoscerci meglio e forse, forse ci scopriamo meno peggio di come siamo noi italiani, ma soprattutto di come ci descrivono. Trasmettiamo all'interno dell'Università Niccolò Cusano. Oggi vi racconto due storie. E anche oggi intraprendiamo un bel viaggio per l'Italia. Vi porto a Roma e poi vi porto a Piacenza. A Roma vi racconto la storia della più antica gelateria della capitale e poi vi porto a Piacenza per illustrare il progetto di un team di professionisti, tutti educatori, psicologi, sociologi che si sono messi insieme per portare nelle strade di Piacenza, la convivialità, l'aggregazione, il rapporto tra le persone e la condivisione. Allora, il primo argomento, il primo viaggio, la prima tappa è Roma e vi racconto la storia della più antica gelateria della capitale, cinque generazioni che hanno attraversato le vicende del nostro paese a partire da 1880, le guerre, il boom economico, il capitalismo, la crisi economica, tanto per citare qualche avvenimento. E nonostante tutto, da oltre 140 anni la gelateria Fassi e il suo Palazzo del Freddo nel quartiere Esquilino di Roma delizia con coni, coppette, con semifreddi, con sanpietrini, con le torte gelato, con i tiramisù, il palazzo di tutti i romani, ma non solo dei romani, ma di tutti i turisti, tutti coloro che passano per Roma, perché Fassi è conosciuto in tutto il mondo, è quel made in Italy di cui andiamo fieri, fieri. E la storia di Fassi è incredibile e ce la racconta Andrea Fassi alla guida dell'azienda ed è in collegamento con noi. Ciao Andrea, ben trovato! Ciao Manuela, Tu ciao. sei amministratore delegato del Palazzo del Freddo e sei la quinta generazione. Tutto partì da tuo nonno bis Giovanni. Bisnonno Giovanni, sì. E aggiungerei a guerre, carestie, anche pandemie, visto il Sì, momento. ci sarei arrivata, lo Cerchiamo sai, sì, di. Giovanni, vedi, proprio per ragione Giovanni. Ci sarei arrivata, Andrea. Per poi aprire una piccola parentesi, sì, raccontiamo tutta la bellezza della vostra storia, ma anche tutti i periodi bui che avete attraversato, l'ultimo, quello che stiamo vivendo. Comunque tutto parte nel 1880 e la vostra è davvero una storia incredibile, la vostra famiglia, perché addirittura si parte da un piccolo negozio e poi siete diventati il Palazzo del Freddo, vero? Sì, in realtà ancora prima del negozio si partiva da un carretto di birra in Pensate. cui il ghiaccio utilizzato per rinfrescare la birra d'estate veniva anche utilizzato per delle granite. E da lì il mio bisnonno era bambino insieme alla madre e ha iniziato a conoscere il mondo del dolce, diciamo. Il salto è stato fatto con il primo negozio, in realtà a Piazza Navona, ed è stato bello il cercare di investire su un prodotto che al tempo era una prerogativa nobiliare. Lui ha sdoganato un pochino il gelato per il popolo. Questo è arrivato grazie al Palazzo del Freddo, grazie a un percorso di qualità imparato alla corte del re, perché lui era pasticcere. Dopo aver lavorato con la mamma, ha provato a imparare il mestiere di pasticceria Cioè e Giovanni, tuo infatti, nonno sì, Giovanni. Giovanni, Giovanni, sì. Infatti l'idea iniziale era quella di una grande pasticceria. Si è poi innamorato del gelato e a 19 anni ha lasciato il lavoro a Casareale e ha intrapreso la carriera da Però è gelatore. interessante e divertente, ma anche apprezzabile il motivo per cui ha lasciato la Casa Reale, Andrea, perché lui portava dei baffi. La Casa Reale, con un'ordinanza, ha deciso che tutti i dipendenti, tutti coloro che lavoravano per la Casa Reale, dovevano avere i baffi tagliati. E il tuo nonno, tuo bisnonno, disse no, non me li taglio e lasciò la Casa Reale. Disse di no perché era affezionato ai baffi per via del padre, li aveva anche il padre, gli ricordavano suo padre, e decise che una direttiva simile non era da seguire perché non era un discorso solo igienico, era anche un discorso di ricchezza, cioè chi aveva la possibilità poteva portare i baffi o la barba, e la manovalanza invece al tempo no, preferivano non avessero per distinguersi probabilmente, e lui disse di no. E andò via in realtà nella tragedia familiare, perché il lavoro che aveva a Casareale era un lavoro sicuro, era Il un lavoro certo per certo. l'incerto, veramente. Poi davvero lì in quel periodo era un salto nel buio. Sì, un salto nel buio notevole, però se sono qui a raccontarlo, forse è stato un salto opportuno, perché ci ha permesso per 140 anni di raccontare un po' la storia del gelato.
Quindi è raccontaci, bello. facci capire meglio, quando lascia la casa reale tuo nonno Giovanni, che fa? Cosa Lui apre? lascia la casa Dove apre? con dei risparmi insieme alla mamma, sempre apre un piccolo punto vendita a Piazza Navona, e dove parte come pasticceria, caffetteria e gelateria. Chiaramente ricordatevi che il gelato è stato sdoganato non soltanto a livello popolare, ma anche a livello proprio di consumo invernale negli ultimi 30-40 È anni. vero, prima si Prima era mangiava solo soltanto d'estate, è vero, Andrea? esclusivamente d'estate, sì, era un abbinamento alla pasticceria estivo. E lui ha iniziato quindi con la pasticceria abbinando il gelato durante la stagione estiva. Il primo negozio ha avuto successo a Piazza Navone e si è spostato a Via Piave, dove molti ancora oggi qui a Roma ricordano un locale molto bello perché era anche sala da ballo, aveva un chiostro interno bellissimo, frequentato non soltanto da quello che poi sarà il popolo che lo seguirà a Palazzo Elfreddo, ma anche da artisti, da politici, divenne un punto di ritrovo. E ancora lì c'era pasticceria e gelateria, non soltanto gelato. Il solo gelato è stato aperto, è stato, diciamo, è iniziato come progettualità di gelateria, abbandonato alla pasticceria nel 28, quando ha aperto il Palazzo del Freddo. 1928, il Palazzo del Freddo, certo Sì. che la gelateria fa, si è cresciuta con Roma e si è anche poi modernizzata, è stata al passo dei tempi e sono cresciute di pari passo Roma e la gelateria Fassi. Addirittura dal 1880 abbiamo visto un po' il percorso fino al 1928 quando apre quello che conosciamo adesso che è il Palazzo del Freddo. Ma è stato un precursore tuo nonno Giovanni perché veramente ha dato vita a dei gelati che poi sono stati addirittura ricopiati. È vero, Andrea? Assolutamente, lui venne proposto dopo la Seconda Guerra Mondiale di far parte della fondazione dell'Algida, rifiutò lasciando il posto a un amico di famiglia, e questo c'è anche su internet, cioè l'informazione si trova sul sito dell'Algida, e perché credeva nell'artigianato, veniva dal nulla, diciamo, veniva dal lavoro, anche un po' dal sacrificio, l'idea dell'industria lo spaventava, quindi disse di no e scopiazzarono un pochino quello che era oggi è la Viennetta, dalla Caterinetta, un nostro prodotto che ancora abbiamo dedicato alle rivoluzionarie francesi, le Caterinette, che erano delle sarte, e anche ad esempio il Ninetto, che è una sorta di cremino, Sì. Ninetto perché mio bisnonno era basso, quindi Giovanni, Nino, Ninetto. E diciamo che lo spunto fu quello, e lui continuò la sua strada senza alcun rimorso, anche perché il mestiere lo amava, quello che poi ha un po' cercato di filtrare in cinque generazioni l'appassionarsi, perché io non ho creato questa azienda meravigliosa, però mi sono appassionato, cioè una passione che ho scoperto nel tempo. Ed è passata di figlio in figlio, di nipote in nipote, e tu sei la quinta generazione. Lo senti il peso della tradizione, il peso, insomma, di questa responsabilità di portare avanti il nome Fassi, che a Roma è una garanzia e non solo. Lo sento nella misura in cui è un qualcosa che non ho creato, quindi ho dovuto cercare di ritagliare il mio spazio per dimostrare che dopo cinque generazioni fossi in grado di gestirlo. Considera anche che noi abbiamo negozi all'estero, in Cina, in Corea del Sud, e quindi la gestione si è ampliata, è un po' più complessa. Però rimaniamo fedeli al territorio, anche perché qui in questo momento difficile, ieri e l'altro ieri la gelateria era piena di romani e di abitanti dell'Esculino, quindi per quanto si modifichi un po' il tessuto e si ampli anche la visione, rimaniamo sempre ancorati a Roma e al nostro territorio. Quindi il peso sì, le responsabilità aumentano, quindi lo sento. Perché se non ho letto male, la vostra filosofia è stata questa. Voi avete aperto, avete aperto altri punti vendita in altri paesi del mondo, come la Cina, la Corea, però non in Italia. È vero o sbaglio? No, è vero perché la filosofia del mio bisnonno, che poi è stata seguita da mio nonno che ha gestito l'azienda con mio padre, mia zia e mio zio per lungo tempo, è stata quella di mantenere l'unicità del Palazzo del Freddo, che ancora oggi è l'azienda più grande d'Italia come gelateria, se non del mondo, perché sono 700 metri quadrati e adibiti solo a gelateria, perché non abbiamo altro, non è una pasticceria o una caffetteria, per quanto ci sia un angolo di caffè. E l'idea era quella di non togliere forza e valore a questo luogo, perché il valore di questo luogo, oltre il gelato, ce l'ha lo spazio,
c'è il fatto che sia grande, che sia frequentato da generazioni. Ci sono ragazzi che vengono adesso e venivano da bambini con i nonni, e i nonni a loro volta venivano con i genitori. Quindi è un luogo magico e credo che sia stato questo il motivo per cui non abbiano voluto aprire altri punti vendita a Roma. E io non ho desiderio in realtà di Di farlo, farlo, di quindi espandere continuerò in altri all'estero. posti, in altri luoghi in Italia. Tant'è che Fassi da 5 generazioni, dal 1880, dal 1928 all'Esquilino, e tu hai detto ci venivano i nipoti, dei nipoti, dei nipoti. Tant'è che voi avete dato vita anche a un concorso letterario. Venivo da Fassi quando lì lo potevo scrivere anche io, perché mio papà lavorava al Corriere dello Sport. Ogni volta che noi andavamo a trovarlo a Piazza Indipendenza a Roma, mio papà ci portava a prendere un gelato da Fassi, e lì c'era ancora tuo nonno. E quindi ecco, potrei scriverlo anche io. Sono arrivati un sacco di esperienze, un sacco di ricordi e di aneddoti. Andrea? Sì, ne sono arrivate molte perché qui noi abbiamo una sala esterna all'interno del Palazzo Goffredo, quindi una sorta di giardino, dove c'è un'aula dedicata alla scuola di scrittura Sì. Genius, che è la scuola con cui io che ho avviato 2 anni fa con Paolo Restuccia, che è un regista di radio della RAI. E abbiamo pensato di fare questo concorso perché la maggior parte delle persone che passano di qui e magari mi incontrano, parlano con i ragazzi al banco, dicono: sai, io venivo da Fassi quando qui davanti c'era la torrefazione, quando non c'erano ancora i palazzi della Fiat. E alla fine, siccome sono state decine queste segnalazioni, ho pensato proviamoci e sono arrivate centinaia di racconti. Ho dovuto rimandare la premiazione Per via del Covid, per il perché discorso avete Covid, cominciato sì. nel fine 2019 più o meno, no? Era Esatto, quindi settembre-ottobre. ho saltato un anno e adesso speriamo di quest'estate di riuscire a fare la presentazione. Abbiamo deciso di pubblicare una piccola raccolta di migliori racconti. Perché infatti è diventato un libro. C'è un racconto che ti ha particolarmente emozionato, che ti è piaciuto, che ti ha sorpreso, che ti ha colpito? C'è un racconto a cui ho deciso di dare il premio Tenerezza per una signora di 96 anni, Wow! che racconta che ancora si fa portare a casa dai figli e dai nipoti la Caterinetta, e veniva qui 80 anni fa, cioè lei ha iniziato a venire qui 80 anni fa, ed è tenerissima perché sono proprio 5 righe, scrive brevissimo, e racconta che si ricorda perfettamente quando il papà la portava qui, era una festa la domenica, a mangiare la Caterinetta, e lei non poteva mangiarla perché era di panna, la Caterinetta è un po' più pesante, e le facevano mangiare il gelato, quindi desiderava questa Caterinetta che poi ha iniziato a mangiare nel tempo. E 80 anni sono tanti e continua a mangiare il nostro prodotto. Ah, mi ha emozionato perché comunque sono tanti anni. Quindi Senti, ma come vanno è all'estero i emotivo. vostri prodotti? Perché a Roma, ma anche chi passa per Roma, insomma, fa sempre tappa dalla gelateria Fassi, perché è un gelato buonissimo e poi rappresentate la storia di Roma e la tradizione del gelato artigianale. Come va nel resto del mondo? In Cina, Va visto che la Cina è sotto l'occhio nell'occhio del ciclone. Perché tu sei Molto stato anche, bene. scusami se ti interrompo, tu hai lavorato Sì, anche in Cina, è vero? ho lavorato in un sacco di posti, tra cui in Cina e in Corea del Sud. In Corea del Sud ho lavorato molto bene. In Cina è stato un po' più faticoso per un discorso organizzativo, però il nostro prodotto è comunque artigianale, quindi la produzione la gestisco io da qui, cioè decido io le materie prime, decido io il tipo di ricetta. Il fatto è che cambiano le materie prime sul posto. E Certo. cambiano nel senso non sono della stessa caratteristica organolettiche spesso, e allo stesso tempo hanno gusti diversi clienti. Ad esempio in Cina il nostro gelato è troppo grasso, quindi ho dovuto abbassare il grado di grasso appunto all'interno delle ricette. In Corea del Sud è troppo dolce, quindi faccio delle modifiche, ma piace tantissimo. In Corea abbiamo 82 punti vendita, quindi funziona. L'idea è di espanderlo in America nell'arco dei prossimi anni, perché ora siamo fermi. Espanderlo non significa abbassare la qualità, cioè significa insegnare nella regione, nel posto di riferimento, il nostro mestiere. Fare una ricetta non basta, cioè devono imparare a farlo come lo facciamo noi. Per quanto sia un rischio, perché spesso copiano e copiano male, Ecco, e in realtà. questo. Ma non è successo. Invece È voi avete successo fatto in modo che non all'inizio. copiassero e gliel'avete insegnato. Beh, considera che in Corea lavoriamo dal 2002, ormai c'è un rapporto quasi familiare, nel senso siamo proprio molto uniti e rispettano tantissimo il mio lavoro. In Cina è stato un po' più difficile, non tanto sulle ricette, quanto per cercare di utilizzare macchinari un po' meno validi per la produzione. Siccome sono un po' rigido su queste cose è stato più complicato. Infatti l'espansione è più lenta lì, vedremo. Io non sono più andato da un anno e mezzo, da un anno che non posso andare.
Quando avete aperto in Cina e quando hai lavorato tu in Cina, Io ho Andrea? lavorato in Cina, aspetta, che, ho lavorato in Cina un 6-7 anni fa e abbiamo, per riavviare il progetto. Abbiamo aperto in Cina alla fine 5-6 anni fa circa, in Corea invece 15 anni fa. Io ho lavorato in Cina 6 mesi, in Corea ogni anno andavo 2-3 mesi. E In Cina che gusti poi vanno? Così per curiosità, Andrea. in Cina la frutta moltissimo, il licis va tantissimo, il riso che va anche qui, il riso nero, i fagioli rossi, che hanno un gusto buonissimo, il gusto di fagioli cotti a bagnomaria nel latte nella panna, che sembra strano, tant'è buono. Ma E ad capito. esempio il riso nero, facciamo gusti molto standard, molto simili a quelli italiani. E il pistacchio va tantissimo, che è quello che peraltro costa di più, quindi sono molto una bella ricerca di food qualità. Senti, ma qualcosa che avete sperimentato all'estero, come in Corea del Sud o in Cina, e che avete portato in Italia, a Roma, All ce n'è? allora, che abbiamo riportato qui? No. Che io ho sperimentato e provato qui su eventi specifici? Sì, ti spiego. La vendita quotidiana qui è figlia di una tradizione storica, quindi non innovo moltissimo sulla qualità, sul prodotto. I gusti sono tipicamente tradizionali. Invece, quando si potevano fare eventi, mi è capitato di lavorare con chef o con altri gelatieri o anche con chef stranieri e abbiamo creato un po' di ricette particolari. Ad esempio, con la Corea, con uno chef coreano, abbiamo fatto un gelato al kimchi, che è un prodotto tipico coreano, speziato e piccante. Poi con lo chef Hiro, non so, forse lo conosci, lui lavora qui in Italia, è molto conosciuto, è Sì, giapponese. come no. Abbiamo fatto un gusto di un fior di latte all'acqua di rose, ricreando con Che della meringa una sorta delicato. di tempio, sì, con una meringa abbiamo ricreato un tempio giapponese. È stato divertente. Diciamo che fondere le culture è bello se si rispettano alcuni paletti, cioè vendere qui un gelato al kimchi o un gelato al tè verde è un po' più complesso perché il tipo di gelateria Nonostante non. poi il Palazzo del Freddo sorga nel quartiere Esquilino, per chi non fosse della capitale, il quartiere Esquilino è il quartiere multietnico romano con una forte densità di cinesi, giusto? Sì, ormai è la terza generazione, quindi parlano più romanaccio di me E e quindi quando mangiano parliamo di cioccolato e romani parliamo zabaglione. anche di loro, vero Andrea? Sì, assolutamente. Noi abbiamo un bel rapporto qui con i vari giovani che vengono a mangiare già tutti i giorni. Chiaramente sono culture diverse a livello culinario, sono abituati a gusti diversi, ma il bello dell'integrazione, secondo me, passa anche attraverso il cibo, cioè riconoscersi attraverso la tradizione culinaria. E le nuove generazioni mangiano il nostro gelato come il migliore a Roma, e mentre in Cina ancora questo tipo di gusto, come ti dicevo, è troppo grasso. Quindi vedi poi come cambia l'attitudine al cibo. È l'Esquilino, quindi il quartiere multietnico, uno o forse il quartiere multietnico della capitale ad essersi adattato alla tradizione della gelateria Fassi o è anche la gelateria Fassi che si è adattata al cambiamento dell'Esquilino, il cambiamento In di realtà Roma? noi non siamo rimasti sempre uguali, sono purtroppo per fortuna anni complicati anche per il rione Esquilino, però non siamo mai scesi a nessun tipo di compromesso o cambiamento a livello qualitativo, i prodotti sono sempre uguali e alle volte alcuni clienti ci lamentano questo, del fatto che ci sia poca scelta sul discorso dell'asporto, parlo, sui semifreddi. San Pietrini, Caterinette, che sono sempre gli stessi e così rimarranno perché continuano a essere vendute in grande quantità. Il gelato invece è un cambiamento più veloce, nel senso io propongo gusti diversi mensilmente, ogni 2 settimane, però non ci siamo adattati onestamente. Abbiamo risentito tanto negli anni 90 del cambio di struttura territoriale, cioè l'arrivo dalla Cina di tantissimi imprenditori. Molti italiani sono andati via, quindi all'inizio c'è stato un attimo di assestamento. Però ormai no, ormai onestamente Ormai vi siete no. abituati e gli altri si sono Tu sei comunque adattati. innamorati È un del pezzo di gelato? Roma in un quartiere che non sembra Roma, perché non è difficile Vero? trovare un italiano o un romano, che può essere un bene o un male, poi a seconda delle proprie idee di come si gestisce la città.
In realtà non, cioè non è difficile. L'Esquilino è popolato da tantissimi romani, Sì. però non, diciamo che l'integrazione sta avvenendo con grossi sforzi. Diciamo che l'integrazione cinese è avvenuta quasi completamente. Per quanto non sia una Chinatown esteticamente bella, come se ne vedono tante nel mondo, ci sono altri problemi, direi, strutturali del rione. L'integrazione con la Cina è venuta abbastanza bene. E inoltre i romani abitanti dell'Esquilino combattono perché l'Esquilino sia riconosciuto come centro storico reale e qualitativo, perché qui a fare due passi ci viene poca gente, purtroppo. È vissuto dagli abitanti dell'Esquilino, ma non è un luogo di svago dove i romani vengono. Perché comunque è anche una brutta nomina l'Esquilino, forse dobbiamo anche partire da qui, no? Da quello che si Sì. dice, da quello che si dice in Sì, giro. ma considera che Però ha un tante quartiere come bellezze. ha tante bellezze, il È un bel problema è che non si quartiere. riesce a emergere per quelle bellezze, rimane molto a livello comunicativo di quanto di brutto ci sia, e onestamente ce n'è perché ci sono un sacco di punti critici. Però se si iniziasse ad esempio a ripopolare grazie a Piazza Vittorio, che è diventata meravigliosa perché è stata ristrutturata e restaurata, magari qualcosa cambia. Comunque un classico dell'Esquilino è che vengano a prendere il gelato da Fassi, quindi qualcuno noi portiamo qui da tutta Roma, Ah, quello è speriamo sia poco, lui. poco ma sicuro. Il prodotto più antico è la Catarinetta o c'è Il anche il San prodotto, Pietrino? Qual è? no, il San Pietrino in realtà è il più giovane perché è degli anni 90 Ah, ed è stato quindi la inventato da mio Catarinetta è il zio, primo, il quindi più antico. la Catarinetta, sì, È la il più Catarinetta. antico. Però quello forse non più conosciuto, ma anche quello più caratteristico è il San Pietrino, perché ha proprio la forma del San Sì, Pietrino, cioè il manto stradale, quello che trovate a Roma. Ha proprio quella forma. esatto, è stato inventato negli anni 90 da mio zio Fabrizio, che ha avuto quest'idea di dedicare un prodotto a Roma che ci ha accolto per decenni. Ha funzionato perché diciamo che è il più venduto dopo il gelato. Senti, quanti personaggi famosi sono passati e passano per la gelateria Fassi, tra politici, VIP, spettacolo, eccetera, eccetera? Quanti? Guarda, tanti, tanti, ma in maniera abbastanza, cioè si trasformano da personaggi VIP o famosi in clienti innamorati del posto perché si mimetizzano. Io so, mi dicono quei ragazzi che ne passano molti, credo che anche il sindaco di Roma abbia preso per il suo compleanno le nostre torte. Diciamo che più che VIP, sono persone che sono cresciute anche loro qui, quindi tornano bambini e si spogliano del loro magari personaggio, ma ne passano tantissimi, ne passano molti, anche dal dopoguerra in poi, politici tanti. Il gusto di qualcuno ce lo puoi svelare anche del passato, così non sveliamo i gusti ad esempio dei politici o dei rappresentanti dello spettacolo di oggi. Però guardiamo al passato, i gusti di qualcuno te lo ricordi? O di Ma guarda, qualcosa che ti hanno raccontato? quello che mi raccontano è che molti politici, dato gli atti a tutti quelli di quel Hai periodo, capito? venivano qui a mangiare lo zabaglione. Lo Hai zabaglione capito? che è un nostro classico, questo però me lo raccontano perché non c'ero. Ad oggi credo che, stando alle statistiche delle persone che vengono a consumare, siano il pistacchio e la cioccolata quelli che vanno di più. So che la sindaca Raggi, che è sindaca, ha preso le nostre torte alla frutta, credo, quindi suppongo che abbia scelto un prodotto leggero, però non ti so dire altri gusti. Andrea, io ti ringrazio. Questa è una storia imprenditoriale legata al territorio, a Roma, poi si è espansa in tutto il mondo, in Cina, in Corea, ed è una storia romantica. Il Made in Italy di cui andiamo fiero, in questo caso parliamo del gelato artigianale. Tu hai una bimba piccola, passerà tutto nelle sue mani un domani? Chissà. Guarda, come io mi auguro di, non lo so, cioè da un lato no, da un lato sì, ci penserò quando è più grande, perché sarebbe un peccato finisse così. Però Anche vediamo, perché finisse se così non l'azienda, sbaglio, dico. Andrea, a capo dell'azienda man mano nelle varie generazioni sono passati gli uomini e non le donne? No, c'è stata anche mia zia Daniela, che è la Ah, sorella più meno piccola di mio male. padre. No, sì, infatti, essendo fermamente femminista, io mi auguro che mia figlia sia libera di scegliere, ma che se Certo. dovesse gestire questo posto lo faccia per reale passione, perché io sono stato un po' costretto dagli eventi, per quanto mi sia poi appassionato. Io mi auguro lei sia libera di scegliere. Ma se le trasmetterai l'amore per questa azienda, per il gelato e Esatto. per la vostra storia, probabilmente sceglierà anche lei la gelateria Fassi e perché no, sarà portata avanti da una donna e che non guasta mai. Bene.
Andrea, grazie di essere stato con noi, di averci Grazie a te, portato Manuela. nella tua famiglia, nella tua azienda, di averci raccontato la vostra storia, che è una storia bellissima. Ciao, Grazie, grazie. a In bocca al presto. lupo per Ciao. tutti, per tutto. Crepi. Crepi. Ciao, Andrea Fassi, l'amministratore delegato del Palazzo del Freddo ed è la più antica gelateria di Roma. Ci fermiamo qualche istante, continuiamo il nostro viaggio per l'Italia. Da Roma vi porto a Piacenza e vi racconto il progetto di un team di professionisti. Sono educatori, sono pedagogisti, sono psicologi. Si sono messi insieme per creare degli appuntamenti rivolti ai ragazzi, ai giovanissimi, adolescenti, preadolescenti, e credono molto nel valore della convivialità, dell'aggregazione e della condivisione. Ne parliamo tra pochissimo.